Il 23 settembre del 2011 arriva a San Giovanni Rotondo per la prima volta il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Nella sua omelia, incentrata sul valore della sofferenza, dice: Gesù si sdegna, freme, s'adira di fronte al dolore e al male, anche perché tante volte ha davanti il male non soltanto fisico, ma anche quello interiore. Di un peccato, di una miseria, di una vergogna. Anche Padre Pio aveva un atteggiamento quasi di durezza. Era, in certi momenti, anche rude, perché noi contro il male, contro il dolore, dobbiamo combattere. Questi volti così diversi, alcuni dei quali mi conoscono, altri invece mi incontrano per la prima volta. Come io per la prima volta sono qui nell'interno di questo spazio a ricordare con voi questa grande figura della storia della Chiesa nel Novecento, ma anche e soprattutto per meditare sulla parola di Dio che ora abbiamo ascoltato. Ebbene, io idealmente vorrei partire proprio da queste pagine per disegnare idealmente davanti ai vostri occhi due volti. Di questi volti noi tracceremo soltanto qualche lineamento. Vorrei partire col primo volto. Un volto umano. Noi sappiamo che i volti non sono soltanto una pelle, non sono soltanto una superficie, non sono soltanto una questione di cellule. Il volto è un messaggio. Tant'è vero che voi vedete quando due innamorati, se sono autenticamente tali, ed hanno esaurito tutto l'arsenale delle loro parole d'amore, che cosa fanno? Si guardano negli occhi, si guardano nel viso e tacciono. E quel momento non è un momento vuoto, è un momento di comunicazione più intenso delle parole stesse. Ed ecco allora il primo volto. È un volto molteplice, diverso, nessuno di noi ha lo stesso volto, che ininterrottamente ha circondato la figura di San Pio. Ed è un volto che è ricordato nella prima lettura e nel Vangelo. Restano fuori, potremmo dire, idealmente da questa chiesa, da questo spazio, i volti solenni, nobili, quelli che Geremia chiamava il saggio, il forte, il potente, il ricco. O Gesù parlava dei sapienti, dei dotti, degli intelligenti. I volti che invece circondavano Padre Pio, e che sono anche qui, sono i volti, come dice Gesù in quel brano bellissimo che avete ascoltato, cantato poco fa, del Vangelo di Matteo, sono i volti dei piccoli, sono i volti degli stanchi, i volti degli oppressi. Ecco, in questo momento io direi idealmente che attorno a Cristo, perché è la sua parola che noi ascoltiamo, e attorno a San Pio ci sono i vostri volti, che corrispondono proprio a questa categoria, la categoria delle persone semplici, delle persone sincere, delle persone tante volte attraversate però dalla sofferenza, che hanno qualche volta le guance rigate dalle lacrime,
che se non hanno il dolore esterno visibile, hanno però nell'interno tante volte un grumo oscuro, avvelenato magari, di dolore, di interrogativi, di problemi, di questioni. Io in questo momento non posso immaginare quello che c'è nell'interno dei vostri volti e dei vostri cuori, anche perché siete venuti qui probabilmente non certo per assistere a uno spettacolo, siete venuti qui per portare proprio questa presenza di gioia e di dolore, di speranza e di desolazione, di fiducia e forse, io spero di no, ma in qualcuno anche, di disperazione. Ed è per questo che ora noi celebriamo soprattutto questo volto, i vostri volti, i volti di tutte le persone che sono anche qui nell'ospedale qui vicino, che sono in giro per il mondo, quelle persone che per esempio anche in questo istante, è la legge della natura, si stanno avviando a superare la frontiera ultima della vita. Ebbene, di fronte a questo mondo, orizzonte di dolore, di domande, di attese, qual è l'atteggiamento, la risposta di Cristo? Qual è stata anche la risposta di Padre Pio? Beh, si potrebbero dire tante cose, evidentemente. Si può dire che anzi tutta la religione cristiana, che è legata a una sofferenza e una morte di un Dio, ha ininterrottamente tentato di rispondere alle vostre domande. Ma io vorrei soltanto scegliere due verbi che sono nell'interno dei Vangeli e sono sorprendenti. Nell'interno dei Vangeli, di fronte al dolore, al grido che sorgeva dall'umanità dolente che si rivolgeva a Cristo, nei Vangeli c'è un primo verbo greco che è per certi versi sorprendente. Gesù si sdegna, Gesù freme, s'adira di fronte al dolore e al male, anche perché tante volte ha davanti il male non soltanto fisico, come ricordavamo anche prima, il male interiore di un peccato, di una miseria, di una vergogna che non si osa confessare neppure al marito o alla moglie che sta accanto. Ebbene, ecco un primo aspetto. Anche Padre Pio aveva un aspetto quasi, direi, di durezza. Lo dicono alcuni testimoni che l'hanno incontrato. Era in certi momenti anche rude. E questo io credo sia un aspetto importante. Noi contro il male, contro il dolore, dobbiamo combattere. Non è una realtà da accettare in maniera indifferente. Ma c'è un altro verbo. Ed è l'altro verbo che io vorrei in questo momento che quasi si irradiasse dentro di voi. È un verbo greco che non si può tradurre nella nostra lingua. Il verbo indica, strettamente parlando, le viscere di una madre. In greco è splagnizomai e c'è questa parola, splankna, sono le viscere materne. Cristo non soltanto, per esempio, davanti alla morte dell'amico Lazzaro, s'adira, come dicevo prima, Cristo davanti a quella morte piange, prova cioè tutta la tenerezza, questo sentimento che nei nostri giorni è scomparso, tutta la delicatezza di chissà che l'altra persona ha dentro di sé un peso profondo di amarezza. Ecco, io spero che qui abbiate a trovare da un lato Cristo che esorcizza il male, che combatte con la sua forza
ma al tempo stesso colui che, se provate a leggere ancora la sua passione, vedete, ha attraversato tutto il dolore dell'umanità. Ha attraversato la paura della morte. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Ha attraversato l'abbandono, la solitudine degli amici. Ha attraversato il dolore fisico e ha attraversato anche quel dolore indescrivibile che è quello del silenzio di Dio, il Dio assente, il Padre che quasi lo ignora, e ha attraversato anche la galleria oscura della morte, che è la nostra carta d'identità, perché Dio non muore, essendo eterno per definizione. È vicino con la tenerezza e la compassione di un nostro fratello.